Un gruppo di 10 persone con in testa il sindaco di Niscemi, Francesco La Rosa, e la giunta comunale ha occupato il pronto soccorso di Niscemi che si trova nell'ospedale Suor Cecilia Basarocco in piazza Martiri di Nassiriya. Dicono no alla chiusura del nosocomio e chiedono al governo regionale di potenziare la dotazione organica della struttura sanitaria. Il nosocomio dispone di una cinquantina di posti letto suddivisi nei 2 reparti di medicina interna e chirurgia. Alla struttura sanitaria si rivolgono i circa 30.000 abitanti di Niscemi, oltre a quelli dei comuni vicini. Sono stato chiamato dalla mia città a difesa dell'ospedale. Io pensavo che non c'era più bisogno, però le ultime vicende ci riportano a scendere nuovamente in prima linea, anche perché il nuovo piano sanitario non piace alla mia città. E noi chiediamo la sopravvivenza. La sopravvivenza può avvenire solo attraverso un pronto soccorso autonomo, che Niscemi ricade in un'area ad alto rischio ambientale. Noi non è che possiamo solo subire e poi non avere nessun ritorno, nemmeno a livello di salute. Si chiede dunque il potenziamento degli uomini e delle attrezzature. Noi chiediamo innanzitutto un pronto soccorso autonomo. Del resto poi ne possiamo parlare su tutto. Oggi quello che non è negoziato è il pronto soccorso. Questo è il principio, perché è impossibile che da Niscemi si deve spostare su Gela per poi fare 6, 7, 8 ore di fila davanti al pronto soccorso di Gela. Questa è la realtà, è cruda, è brutta, è vera. Ci sono dei tagli che si stanno realizzando, però Niscemi non si può permettere il lusso di perdere l'ospedale così piano piano, lentamente e senza poter dare aiuto. Se entro venerdì non arriveranno risposte, il sindaco La Rosa è pronto a trasferire l'ufficio di gabinetto del comune in una tenda a Palermo, dinanzi a Palazzo d'Orleans. Adesso deve intervenire l'assessore con un decreto assessoriale mantenendo il pronto soccorso aperto. Tutto il resto poi ne possiamo discutere e parlare. Ormai si è arrivato a questo, non è possibile che giorno dopo giorno dobbiamo veder mancare personale, strutture, mezzi e tutto il resto per continuare a che cosa? Questa eutanasia? No, non va bene, non va bene, non ci siamo.